Allora, ho fatto 50 minuti di guida e sono arrivato qui a Voghera. Allora, iniziamo l'arrampicata a Osimo. Sono le 10:46. Questa sarà una giornata bella lunga, sono le 10:10, quindi credo che intorno all'1 di notte dovrei arrivare. Allora, buongiorno, martedì 28 settembre, sono le 3:15, sono svegliato da poco, sono andato qua al bagno del servizio, una sciacquatina, denti, caffettino e adesso si parte. Sto qui all'area di servizio Le Risaie, poco fuori Vercelli. Sono arrivato qui ieri pomeriggio, era alle 5 e niente, ho fatto riposo, adesso si va giù. C'ho da fare due consegne, ieri ho caricato qua vicino Vercelli, subito fuori. Devo fare due consegne, una a Cesena Nord e una a Osimo. Oggi sarà un'altra giornata lunga, perché dei chilometri da qua scende ne sono tanti, sono 560 km per arrivare a casa. In mezzo ci sta due consegne, ci sta che dovrò fermarmi a fare un rabocco di gasolio perché purtroppo sono partito che non era sufficiente per chiudere il viaggio, quindi dovrò fare un rabocco di gasolio e niente, dai, è notte, c'è sta una leggera nebbiolina, 15 gradi, lasciamo strada, vai. Peccato che è notte, perché queste zone sono belle e non so quando mi capiterà di tornarci. Allora, ho fatto 50 minuti di guida e sono arrivato qui a Voghera. Mo esco perché ieri sera ho visto su Google Map che c'è stato un rifornimento da Moil qui proprio all'uscita dell'autostrada a pochi metri. Mi
visto che ho la tessera da Moil, vado a fare un bocco di gasolio per tornare giù. Faccio un po' di gasolio, va. Allora, bocchino fatto, ho messo 100 litri e mi dovrebbe bastare per fare tutto il giro che devo fare oggi e rientrare in sede dove poi farò il gasolio. In autostrada adesso e se va giù, sperando di non trovare casino in A1, perché stavo ascoltando le sue radio prima e c'era segnalato un incidente in zona terra a terra di Canossa. Zona si è risolto e non si crei il solito problema delle code. Sono le 8:31. Ho dovuto
fa mezz'ora di pausa qui all'area di servizio Bevano, perché ho finito il primo turno delle 4 ore e mezza di guida, per l'esattezza 4 ore e 24. Allora, adesso andiamo a scaricare la prima consegna a Cesena Nord, sono tre colli, quindi dovrebbe essere anche abbastanza veloce, proprio vicino all'uscita dell'autostrada, quindi non dovrei perdere molto tempo e non dovrei impiegare molto tempo di guida extra. Situazione meteo grigio, c'è sta la foschia, meglio rispetto a stamattina nella zona della pianura vercellese che c'era proprio nebbia, e temperatura stiamo intorno ai 20 gradi, si sta bene, dai. Io sto morendo in nuda estiva, onestamente sto bene, fresco, ma a me piace, quindi diciamo che queste sono le condizioni che io proprio adoro per lavorare. Ho fatto una pausetta, sono andato al bagno, anzi alla toilet, caffettino, mi sono sfagato un pochetto sul telefono e via, ripartiamo. Cesena Nord sta a 4 km e mezzo qui da Bevano, quindi arrivo subito. Per un pelo non ci sono arrivato, vabbè, tanto c'era da farla in ogni caso la pausa, quindi meglio farla prima. C'ho il vetro che fa pietà, oggi spero di dargli una bella pulita quando vado a fare gasolio, perché ho spalmato una quantità non indifferente di insetti. Consegna a razzo proprio, velocissimi, sono entrato, tempo 14 minuti, avevo scaricato e richiuso, firmato le bolle, fatto tutto velocissimo. Sono le 9 e 2 minuti e stiamo andando a riprendere l'autostrada, quindi penso che per le 11 dovrei essere a Osimo a scaricare. Non allargate più. Va bene. Comunque, queste strade con queste piante non è il massimo.
Repubblica da Osimo, sono le 10.46, quindi dovrei starci per le 11 dal cliente, sperando che questi sono bravi e sono veloci, mi mandano via per mezzogiorno, vediamo, va. Vediamo come butta. Adesso qua ci facciamo ste curve con calma. La strada è pure un po' avvallata, anche se bella. Stanno i rami bassi, quindi bisogna stare attenti. Eccoci qua, sono le 11.54, ho scaricato, ci ho messo veramente poco, mezz'ora, ho scaricato tutto e sono ripartito. Adesso ancora non so quello che dovrò caricare per il pomeriggio, la destinazione, quello che devo fare. Ma di sicuro c'è sta una cosa, che devo andare a fare gasolio e vado a casa a pranzo. Poi dopo vediamo se si carica e se parte subito, oppure se si carica e se riparte stanotte. Ma intanto si va a Porto Sant'Elpidio, quindi almeno di sicuro c'è sta che si passa a casa a pranzo. E 35, eccoci qua nuovamente insieme. Allora, praticamente oggi a mezzogiorno e 22 sono arrivato in magazzino e mi sono messo in pausa, sono andato a casa pomeriggio, sono stato a casa, ho riposato, ho fatto 9 ore di pausa e adesso sto ripartendo con un nuovo turno di guida. Stasera devo arrivare a San Giovanni in Persiceto. Stanno preparando per fare qualche lavoro notturno. Questi sicuramente vanno su qualche cantiere qua nella zona delle gallerie. Questa sarà una giornata bella lunga.
Allora, il navigatore qua dice ancora 244 km al cliente. Sono le 10:10, quindi credo che intorno all'una di notte dovrei arrivare. Allora amici, eccoci qua, sono arrivato, è l'una e mi sono parcheggiato qui su quest'area di servizio e mo faccio le 9 ore qua e poi domani vado a scaricare qua vicino. Sta qui a 800 metri il cliente, qui è tranquillo, c'è la luce. Va bene, è stata dura a venire su, è stata dura, però sono arrivato. Mo' vado a dormire, ragazzi. Buonanotte. Ciao, alla prossima.